stavo iniziando a preoccuparmi perché Testone mancava da ieri. Ma si sa che Testone è un gatto che gira, ha sempre girato e non è stabile di postazioni come Sibilla. Comunque vabbè, ha la sua cuccetta lì. Adesso gli diamo da mangiare, diamo da mangiare alle galline e poi facciamo tante altre cosine. Alla fine la nebbia è arrivata. Sono 2 giorni che sta facendo tanta tanta nebbia, un gran nebbione e vabbè, ci sta. La qualità dell'aria ovviamente non sarà ottima, ma passerà. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo racconto del diario di casa Narcisa. Oggi, come al solito, sono in studio e devo lavorare. Fuori è una grigia giornata di gennaio, abbastanza fredda e umida, molto nebbiosa. E vedete che in studio c'è un angolino vicino al termosifone riservato ai gatti. E ho pensato se, visto che me l'avevate chiesto, magari vi potrebbe far piacere, per ogni video raccontarvi la storia di uno dei miei gatti, visto che sono tanti, andremo avanti per un bel po'. E volevo proprio partire da Gypsy, che è la prima arrivata, tra i gatti di casa Narcisa. Ve la faccio vedere qui, guardate com'è messa su questa poltrona sul bracciolo ed è qui che è appiccicata al termosifone che si sta scaldando. Sto facendo dei biscottini per recuperare questa marmellata che avevo usato per la torta Linzer e non mi piaceva più di tanto. Adesso sto sperimentando questa ricetta di pasta frolla allo yogurt senza burro e provo a fare questi biscottini. Sono molto semplici e il sistema ingegnoso che ho utilizzato per fare la coppettina per raccogliere la marmellata è utilizzare un tappo. Adesso io avevo questo di vetro, però va benissimo anche un tappo di sughero ricoperto di pellicola, ma penso che potrebbe andare bene anche l'alluminio, ma questo credo che sia più antiaderente, cioè non si attacca alla pasta, e basta fare delle palline e premere e si va a fare la conchetta per andare a mettere la marmellata. Adesso ci metto la marmellata, proviamo a cuocere e vediamo che cosa viene fuori. Ho arricchito la marmellata con un po' di cannella. Eccolo qua, guardate, vengono proprio tipo dei biscottini così carini che vanno a trattenere la marmellata poi in cottura. Va bene, li cuocio, li assaggio e se sono buoni vi spiego tutto dopo. Ricetta riuscitissima, esperimento riuscito di questi biscottini di pasta frolla integrale allo yogurt. E guardate anche come sono carini. Se magari avete un tè o un caffè con delle amiche, volete portarli a casa di qualcuno come pensierino, sono anche molto carini da vedere. Adesso io e ne lascio fuori uno che faccio merenda con uno di questi biscottini. Sta arrivando anche Sappi, che è la golosa dei gatti per eccellenza. E vado a riporli all'interno di questa scatola. Guardate che bella, che era una scatola che conteneva del tè. L'ho finito. Era una scatolina che si apriva così come un cassetto, però la giro e diventa il mio portabiscotti. Si possono anche volendo congelare, ma io credo che qui in un paio di giorni finiranno tutti.
È una ricetta semplicissima che se volete vi lascio in descrizione. Adesso ve la dico qui velocemente. Ci vanno 300 g di farina totale. Io ho fatto 150 g di farina integrale e 150 g di farina di grano saraceno. 60 grammi di miele, ma si può anche metterne meno se si mette più marmellata. Due uova, un pizzico di sale, aroma di limone o di arancia come al solito, un vasetto di yogurt bianco naturale e 75 grammi di burro che io non ho messo, ma ho sostituito con 70 grammi di olio, un cucchiaio di lievito. Poi ho farcito con la marmellata e i frutti di bosco aromatizzata con la cannella e alla fine ho messo questa nocciola in cottura. Ho scelto questi sapori sempre di cannella, frutti di bosco perché sapete che sono in fissa con la Linzer Torte. Anzi, adesso appena ho messo via questo vi faccio vedere l'altra versione che ho fatto che è riuscita e forse mi piace ancora di più della crostata. Però in verità questi piccoli biscottini si possono fare con la cioccolata, con altri tipi di confettura, anche volendo la farcitura di mele, tipo strudel, insomma, funzionano proprio come fossero delle mini crostate. Comunque, come vi dicevo, ricetta riuscitissima, provateli anche perché sono sani, basta che diminuiate appunto lo zucchero e il burro e insomma, potete tranquillamente mangiarli senza troppe remore. E adesso mi sto preparando a fare merenda seriamente perché in verità oggi a pranzo ho mangiato poco perché non avevo molta fame, ho fatto la colazione un po' più tardi, dovevo finire dei lavori e così mi posso concedere un caffè e una fettina di torta, che questa è la seconda versione più morbida della Linzer Torte. Anche di questa vi lascio gli ingredienti e se poi vi interessa li metto sempre in descrizione. Torno invece a parlarvi di Gypsy che adesso è in controluce, è tutta nera e non si vede. Comunque Gypsy è con noi dal 2009, è la prima micia arrivata a casa nostra. Giovanni ed io eravamo appena andati a vivere insieme e io ho sempre avuto animali, Giovanni no. E così, insomma, avevamo pensato di prendere una gattina tranquilla che veniva da una situazione non semplice perché lei è stata adottata, arriva da un gattile e oltretutto le manca un occhietto, e l'ha perso, ci hanno detto probabilmente con un'infezione presa in colonia e secondo me forse non so, ha subito anche un incidente, o forse quell'occhietto l'ha perso proprio a causa di un investimento, perché nello stesso lato ha una falangina dell'unghietta rotta e anche un dente rotto e le manca anche l'occhio. Comunque è stata operata, non, insomma, subito è stata sterilizzata e insomma speriamo che non abbia sofferto troppo, sì, insomma non sia rimasta troppo abbandonata. Ho acceso una luce, vediamo se si riesce a vedere questa Gypsy. E comunque lei è una gattina estremamente equilibrata, molto affettuosa, bravissima perché non sporca mai fuori dalla lettiera, anche se vabbè, insomma, gli altri lo fanno, ma questo non è un problema. Però per dirvi che lei è molto equilibrata, molto, molto precisa, molto puntigliosa, se dovessi accennare dei lati caratteriali simili a quelli di una persona. È una micia che la chiamiamo Cozza, oltre che perché è tutta nera, ma anche perché vuole sempre, sempre stare in braccio, essere appiccicata a noi.
Preferirebbe essere figlia unica, ma purtroppo si trova a dover convivere con tutti gli altri, anche se qui in casa, vabbè, c'è un sacco di spazio e ci sta bene. E lei, quando noi torniamo a casa, ci fa le feste quasi come fosse un cagnolino, cioè proprio ti mostra che lei è contenta che tu sia tornato. Pensate che quando siamo andati a prenderla abbiamo fatto anche un incidente stradale perché Gypsy arriva dal gattile di Treviglio. All'epoca, mi chiederete infatti perché così lontano, non ci sono associazioni nella tua zona? Sì, ma come vi dicevo, all'epoca Internet era meno utilizzato dalle associazioni se non le grosse associazioni tipo l'ENPA, la LAV, Facebook era ancora agli inizi e le associazioni avevano pochissimi siti internet, insomma utilizzavano proprio poco i social come mezzo di informazione, di divulgazione per appelli e richieste insomma di adozione. E così tramite un annuncio su Subito, pensate, subito.it, ho trovato questa associazione che gestiva il gattile di Treviglio, che cercava adozione appunto per questa micia molto tranquilla, già adulta, perché l'abbiamo presa che avrà avuto un anno circa, tra gli 8 mesi e un anno e qualcosa. E però appunto non si effettuava staffetta, per cui bisognava andare a prenderla. Così un giorno, finito il lavoro, io all'epoca lavoravo part-time solo alla mattina, Giovanni era a casa, era libero, e abbiamo preso la nostra macchinina e siamo andati fino in quel di Treviglio ad adottare Gypsy. E nevicava, nevischiava e ci siamo anche persi. E appunto, andando a prendere Gypsy, una persona che lavorava nel comune di Treviglio ha mancato una precedenza e ci è venuto addosso. Per fortuna, in quel caso non c'erano stati danni alla macchina e così insomma siamo tornati a casa tranquillamente, però questo dipendente comunale era visibilmente scioccato, dispiaciuto e anche perché appunto era una persona con insomma difficoltà, con un handicap, ecco. E a noi avevamo questa gattina in macchina, nevicava, insomma c'è dispiaciuto, c'è molto dispiaciuto perché si vedeva visibilmente che anche lui era spaventato e dispiaciuto. Comunque, ecco, non è successo niente, nessuno si è fatto niente, addirittura mi sa che siamo andati via anche senza chiedere i danni, forse, non ricordo, oppure comunque una cosa minima, tipo per sistemare la ruota, ma non ricordo, forse anche no, non ho ricordi. Comunque, alla fine Gypsy è arrivata a casa, ha cambiato 3 case con noi, si è subita ben 3 traslochi. E alla fine è approdata qui a casa Narcisa e direi che ha tutto lo spazio che le serve e insomma sta bene, ma nella prima casa, che era una casa molto grande anche quella, si è nascosta e alla mattina quando io dovetti andare al lavoro, mi svegliai e non la trovai. Anche Giovanni che andava al lavoro dopo di me, non l'ha trovata, quel giorno non la trovò. E alla fine la ritrovai nel pomeriggio nascosta, si era fatta una nicchia sotto al divano tra le doghe praticamente. Io mi ricordo che quel giorno lavorai con l'ansia che lei fosse riuscita a scappare da non si sa dove, ma eravamo al terzo piano, e invece era nascosta dentro al divano. Ed ecco.
Questa è la storia di Gypsy, non sappiamo molto da dove arriva perché appunto è stata trovata e sappiamo solo che è stata una gattina di colonia che sicuramente ha sofferto e noi siamo molto felici di averla a casa con noi. Stimiamo che lei quest'anno debba avvicinarsi ai 14-15 anni. Se siamo giusti con la stima degli anni che aveva quando l'abbiamo trovata. Comunque, ecco, è la gatta più anziana di casa, ma direi che sta benone. Adesso vedete che si sta lavando, si sta effettuando una toilette super completa. Ha fregato il posto ad Aglia, che quello è il posto più ambito, quello vicino al termosifone, e adesso vediamo chi la spunta. Gypsy è l'unica micia che quando il forno è acceso ama letteralmente mettersi sopra la piastra di refrattario, soprattutto per questo più piccolo, perché questo scalda troppo, invece questo con la pietra refrattaria diffonde il calore in maniera più omogenea e lei non si scotta, si mette sopra qui. Fino a quando il forno è intorno ai 400 gradi, adesso è a 260, oppure quando il forno sale di temperatura e arriva, passa i 1000 gradi, si mette qui sotto. Sapete che ho fatto il carrello con le ruote per po poter spostare il forno e pulire sotto e vedete che è alto da terra e poggia su questo bancalino. Lei adora mettersi sotto lì sul legno e dorme tantissimo. A volte non la troviamo più e quando non la vediamo andiamo a vedere lì se il forno è acceso e sappiamo che è lì. Le abbiamo lasciato il nome che le aveva dato il gattile, cioè Gypsy, perché l'hanno trovata che girava in questa colonia, si era avvicinata a questa colonia che loro seguono e così l'hanno chiamata Gypsy, cioè zingara. Adesso è addormentatissima e tutta coccolata dal calore del forno. E volevo concludere questo video con uno spunto di riflessione che mi viene suggerito da quanto è accaduto questa settimana sul mio canale, nel senso che YouTube ha questi meccanismi strani che affossa solitamente certi canali, magari con argomenti secondo lui meno interessanti, manda avanti altri canali e via discorrendo. Però succede a volte che canali, anche come il mio, finiscono in una specie di girandola infernale, a me piace chiamarla così, dove il canale viene spinto avanti e viene visto da più persone. Ecco che si acquistano fortunatamente nuovi iscritti che rimangono con piacere e vanno a arricchire la bella comunità che si è creata. Ma succede anche che entrando più persone, queste persone non sempre sono così empatiche. E questa settimana mi ha fatto pensare il fatto che sono stati lasciati certi commenti senza sapere cosa sta dietro le cose. Preciso che voglio che questa piccola comunità rimanga un luogo tranquillo, sereno, dove tutti stiamo bene, dove ci scambiamo pareri, opinioni, ricette, consigli, libri, pareri educati, tutte queste cose. E per questo motivo i commenti maleducati, i commenti aggressivi li vado a cancellare in maniera che non si creino, non si vadano a creare malumori. Tutti questi commenti così saccenti, che vabbè non sono stati tanti, però più di qualcuno, mi hanno fatto pensare ad una frase che mia mamma mi dice sempre, ed è quella che non ci rende più interessanti, né più carini, né più belli, né più intelligenti a far vedere che noi ne sappiamo
sempre una pagina più del libro. Questo vuol dire che non siamo più simpatici a farci vedere saccenti e sapientoni nei confronti degli altri, anzi, spesso ci rende persone pesanti e anche un po' sgradevoli. Un commento che mi ha fatto particolarmente pensare è quello di una signora che probabilmente non è neanche iscritta, che ha tentato di innescare una polemica sui sacchetti di plastica che comunque sono biodegradabili che ci sono stati dati al mercato a me e alla mia mamma, senza sapere che quel giorno i sacchetti di stoffa li avevamo esauriti perché erano già pieni di roba. La mia mamma ha male una mano perché è caduta e si è fatta male, e il signore del banco dell'ortofrutta del mercato, visto che abbiamo acquistato i carciofi che erano all'interno dei secchi d'acqua, erano bagnati, ci ha dato questi sacchetti perché sennò saremmo arrivate a casa zuppe. Non mi devo giustificare, ma ve lo dico perché per farvi capire quanta superficialità nei commenti. Gente che commenta così senza sapere effettivamente quello che c'è dietro ad una situazione. Ed è così per il caso dei sacchetti, ma è così per me, per altre persone, per altri canali, per qualsiasi cosa. Noi non sappiamo cosa c'è dietro la storia o una certa circostanza. Ma poi ho pensato anche che se mi metto a star dietro a queste cose si fa il gioco di queste persone e non si finisce più, si entra in un meccanismo anche qui un po' perverso di non costruttivo ma demolitivo, e a me, ve l'ho sempre detto, a me piace costruire, non demolire. E mi è venuto in mente di andare a prendere questo libro bellissimo di Dino Coltro. Vi ho già letto qualcosa di questo autore, è un autore veneto qui della mia città, ed è stato anche il direttore della mia scuola elementare. L'ho conosciuto, io me lo ricordo, lo vedevamo, lo guardavamo da bimbi con un timore reverenziale, e lui è uno storico della civiltà veneta ed ha lasciato dei libri molto interessanti sulle tradizioni, sui proverbi, sulla cultura veneta. E questo libro, che potete trovare ancora anche usato, secondo me anche da libraccio, comunque online, che è Dio non paga il sabato, raccoglie tutta una serie di riflessioni, di proverbi e di conseguenti riflessioni su certi temi importanti per la vita umana, tipo i soldi, il cibo, i rapporti, il matrimonio, la fede, la religione, tutte queste cose. E così sono andata a prenderlo e vedete anche arricchito da delle belle immagini d'epoca, e sono andata a leggere cosa i proverbi veneti sui giudizi e le critiche. E inizia così: è facile giudicare, il giudizio ci è imposto dall'esperienza, sostiene un proverbio americano, ma il giudizio frettoloso non è mai giusto, e chi non è giusto è crudele, dicono i francesi. Inoltre, più si giudica e meno si ama, e qui mi è proprio venuto in mente il discorso del azzerare l'empatia per le persone per un sacchetto di plastica. Non sempre l'occhio è capace di cogliere l'essenziale, più spesso è ingannato da fattori secondari di scarsa importanza. Il fatto è che come te si giudica, ossia come sei si giudica, si dà un giudizio secondo il proprio carattere, il proprio stato d'animo. Così chi ha l'itterizia vede tutto giallo. Ognuno pensa e giudica secondo il proprio modo di vedere le cose. Per niente, la Sapienza dice che al mondo ghe tante teste e tante panse, tutti pensa secondo le sue usanze. In traduzione, praticamente in italiano, è che la propria cultura determina il giudizio che si dà agli altri, cioè tante teste e tante pance, ognuno pensa secondo le proprie usanze. Comunque, per ben giudicar ghe vuol gran prudenza, no pol mia bastar la sola apparenza. Per giudicare ci vuole tanta prudenza, non si può giudicare con la sola apparenza. La critica deve condurre alla verità.
Un critico, sostiene Renard, non deve dire che la verità, egli però deve anche conoscerla. E si sa che la lingua non laga osso, ma la rompe il dosso. Ossia, la malvagità della lingua fa male anche se non ha osso. La sapienza, verte traducendo la massima evangelica della pagliuzza e della trave, vardete prima ti e po' parla de altri, prima di parlare del prossimo, pensa e misura i tuoi difetti. I latini invece erano di questo parere: chi loda se stesso trova subito chi lo deride. Come dire, chi si loda si sbroda. Per finire, questo particolare proverbio dice: bisogna essere sempre prudenti nel dare giudizio sugli altri. Prima di dir de uno o ben o mal, bisogna averge magnà insieme tre quarte de sal. Il che non è poco, perché prima di mangiare tre quarte, che sono più di 150 kg di sale insieme, non basta una vita. Ed ecco qui qualche piccolo proverbio di questo libro molto molto carino che vi consiglio, anche perché insomma sì, ci sono delle frasi in veneto, ma c'è comunque sempre la traduzione e si capisce. E cosa ci dice sul fatto dei giudizi e delle critiche. E a me ha fatto anche sorridere, perché ho pensato che sia proprio la verità. Bene, io per oggi mi fermo qui con il monito di: mi raccomando, non fate vedere che ne sapete una pagina più del libro. Vi ringrazio e ci vediamo domenica prossima per un altro racconto del diario di casa Narcisa. Ciao!